e ha detto potete passare e sulla base di questa firma Terna continua a dire che verrà, che si sente autorizzata a farlo, che non importa, non gli importa di che cosa pensiamo noi e anche l'ipotesi di cambiare tracciato, cosa che è stata proposta al comune, non è negli interessi di Terna, non ne vogliono sapere niente, ok? La prima cosa che abbiamo visto, perché quando ci sono queste grandi opere, la prima cosa che muore è la democrazia, non è soltanto l'ambiente. Perché, ripeto, basta che uno mette una firma e automaticamente tutti quanti gli altri che non sono d'accordo si ritrovano a dover subire delle cose. Adesso l'amministrazione si è posta contro, questa amministrazione si è posta contro questo progetto e a noi sta bene, ha fatto delle azioni e a noi sta bene. Ha patrocinato anche questa iniziativa e a noi sta bene, ma la situazione non cambia semplicemente con un'azione che fa un'amministrazione comunale. Cambia se noi cittadini cambiamo, cioè se noi cittadini capiamo che è un problema non solo di un'istituzione o di un'altra, ma di noi, cioè collettivamente ma anche individualmente. Se noi capiamo questo, cioè ci mettiamo insieme e cerchiamo di cambiare le cose, altrimenti non è detto che un'amministrazione, per quanto brava, possa cambiare le cose. Ecco perché noi abbiamo voluto la prima cosa informare i cittadini, perché avrebbero dovuto farlo le precedenti amministrazioni e non l'hanno fatto. Informare perché? Per sapere le cose e poi andarcene a casa senza fare niente? No. Cerchiamo di fare questo incontro per capire com'è il problema e poi trovare le soluzioni o trovare le proposte, le lotte, quello che dobbiamo fare per risolvere questo problema. Noi come comitato lo diciamo molto chiaramente, siamo contro tutta quest'opera. Non è che siamo contro soltanto perché siamo a San Buceto. E anche se cambiano il tracciato, comunque noi siamo contro. Perché? Perché non abbiamo chiesto questa energia, perché non ci hanno mai consultato e perché ormai lo sappiamo da studi fatti ormai da anni, che abbiamo una produzione di energia che supera ampiamente la necessità che abbiamo. E allora perché farlo? Per quale ragione dovremmo fare un'opera che, oltre a essere dannosa, è inutile? È inutile. Probabilmente c'è chi ci ha messo i soldi sopra e adesso vuole un ricavo, vuole un guadagno. Ma noi, popolo, che cosa c'entriamo con tutto questo? Non c'entriamo assolutamente niente. Poi c'è il problema concreto anche del fatto che comunque c'è questo cavo, oltre a venire dal Montenegro e andare per passare, essere messo sotto la spiaggia tra Pescara e Chieti, passa per Vallelunga e poi viene qui a San Buceto, c'è questo progetto, non ha ancora un progetto esecutivo. Oggi alla stampa Terna ha dichiarato che non serve il progetto esecutivo per poter iniziare i lavori, che il progetto esecutivo lo daranno ai comuni quando inizieranno i lavori. Io non sono un esperto di queste cose, ma quando ho detto questo, ho detto beh, che la stampa lo scriva questo, che si sappia questo. Siamo andati a Fontanelle qualche giorno fa e non sanno ancora il pezzo che passa, cioè dove passerà l'elettrodotto da loro. Perché? Perché il comune di Pescara, non solo quello di San Buceto, non ha tutto il progetto completo, non c'ha un progetto completo dell'opera, no? Ma c'ha soltanto il suo pezzettino e nemmeno troppo chiaro. Quindi non è che manca informativa a noi singoli persone, manca addirittura all'amministrazione. Certo, Pescara potrebbe fare un po' di più per farsi dare le cose, perché San Buceto c'ha 15.000 abitanti, Pescara è il capoluogo di regione, avrebbe potuto urlare, no? Perché dice, com'è? Qua cioè per aprire una finestra, per spostare un tetto, ci vuole 50.700 autorizzazioni, questi vengono da fuori, non c'entrano niente con l'Abruzzo, fanno quello che cavolo vogliono e vengono senza nemmeno un progetto esecutivo, ma scherziamo. Quindi c'è anche la legalità, noi vorremmo sapere tante cose su questa cosa qui. E poi sappiamo che tutta questa corrente verrà portata a Cepagatti e poi verrà distribuita e arriverà fino a Giugissi. Per fare cosa? Non c'è scritto da nessuna parte, cioè non c'è scritto da nessuna parte che cosa devono fare di questa energia. Cioè
Cioè, ma voi ci pensate che a dei ragazzini a scuola gli dice devi scrivere questa cosa, dice, perché? Perché devi scrivere zitti, no? Oppure devi piantare questa cosa se fai il coltivatore, perché? Perché devi piantare e basta. O devi fare il pezzo in fabbrica, perché? Perché devi farlo e basta. Non c'è un fine, o almeno a noi non ce l'hanno detto. Non c'è un pezzo di carta dove sta scritto io voglio questa energia. Allora noi diciamo chiaramente che probabilmente loro vogliono questa cosa per poi rivendersi l'energia sul mercato europeo. Però noi non c'entriamo niente con questo, cioè le popolazioni e i nostri interessi concreti non c'entrano niente, perché poi dobbiamo chiederci se è vero che passando quel cavo le nostre abitazioni vedranno il prezzo abbassarsi, i nostri terreni. Se cosa succede per l'ambiente, cosa succede per la salute, cioè tutte queste cose sono domande completamente inevase. Però questo poi ne parliamo anche dopo, quando vedremo il video. Perché facciamo vedere il video? Per capire bene che anche se l'opera si fa qui, su questo pezzo di terra che sta qui, le decisioni sono state prese in altra parte. C'è stata una puntata di report qualche tempo fa che ha spiegato e spiega in 28 minuti, quindi non è nemmeno lungo, il perché abbiamo la situazione finale qua. Dopodiché, saputo questo, non è che sapendo questo possiamo fare tutto, dobbiamo vedere cosa fare noi, perché intanto però dobbiamo sapere perché, perché se noi non sappiamo perché, non sappiamo nemmeno contro chi dobbiamo combattere e contro come, e come possiamo difenderci. Quindi questa è la cosa importante. Quindi lo facciamo per democrazia, per trasparenza e per poi decidere insieme quali azioni fare per cambiare questa situazione. Noi, il Comitato Terna è fatto di persone le quali per organizzare questa assemblea ha distribuito 2.000 volantini per ca casa a casa, attaccato a 200 locandine. Grazie al Comune ha fatto passare la macchina per farlo sapere a tutti quanti. Abbiamo parlato con tanta gente, tantissima gente non sapeva delle cose. Purtroppo abbiamo un vizio, che finché non vediamo lo schifo, non facciamo niente. Per cui purtroppo abbiamo questo problema. Noi passando per la Tiburtina, a tanti negozi abbiamo detto, guardate, che lo sapete che fra un po'. Non sapevano niente. Allora io posso capire che metà di loro non sappiano niente, ma non è possibile che non sappiano nulla, nulla, nulla. Allora noi dobbiamo cercare di fare qualcosa prima che arrivi Terna, perché una volta che è arrivata, sì, potremmo opporci, potremmo metterci in mezzo alla strada, potremmo anche difendere la nostra dignità, ma siccome noi vogliamo arrivare a fare, avere qualcosa in mano e non soltanto a protestare, cioè vogliamo protestare per ottenere qualcosa, no? Dobbiamo farlo prima. E quindi è importante sapere perché è partita tutta questa storia e poi vedere che cosa possiamo fare sul nostro territorio. Io direi di cominciare con il video e poi cioè, parliamo tutti quanti, ognuno dice quello che pensa, anche di temi particolari. Una cosa, ovviamente questa sera parliamo di questo tema, non di altri temi. Io questo ve lo dico perché, dando il volantino, c'erano dei signori che mi dicevano, ma ci sta lo CAV alla strada me. Benissimo, ho detto io. Appena finiamo questo discorso, facciamo anche un comitato per la tua strada per interrare questi cavi. Va bene, cioè, va bene, bravo Didi, non c'è problema. Però non è che tutte le volte parliamo di acqua e mi si mette a parlare di cielo, parliamo di pasta e parliamo di carne. No, adesso affrontiamo questo tema, lo affrontiamo, lo svisceriamo e vediamo che cosa dobbiamo fare. Noi siamo disponibili e lo abbiamo dimostrato anche altre volte, perché i camion siamo bravi anche a fare delle azioni di forza, perché abbiamo fermato i camion che passavano sulla bonifica, quando questi rovinavano esageratamente il sonno delle persone e compagnia. Quindi siamo capaci, però noi non vogliamo arrivarci a questo, cioè noi vogliamo intanto capire, vedere cosa fare, perché ci sono tante cose che possiamo fare ancora insieme se ci mettiamo appunto insieme. Dire che mai toccheranno gli alberi. Allora, è vero che non toccheranno? Benissimo, vuol dire che già la prima cosa siamo riusciti a ottenere. Dopodiché ci devono spiegare come fanno a non toccare gli alberi. No, passando per la Tiburtina, però questo è un problema loro e quindi insomma vediamo cosa succede. Però ogni volta che facciamo qualche cosa produciamo un effetto, no? E obblighiamo le cose a cambiare, quindi qualche cosa noi lo possiamo cambiare. Io sono convinto che possiamo ancora cambiare. Partiamo con il video e poi insomma ci domandiamo più cose. Ciao.
Se non lo guadagno io, perché lo devo dare a voi? E l'altra cosa gravissima è che negli accordi che hanno firmato i comuni, il sindaco, e c'è scritto quello che dico, c'è scritto, potete verificare, in caso di disordini, problemi, proteste popolari, in caso il sindaco si è impegnato a dirimere eventuali proteste, cioè come si è praticamente, come dire, sostituita la polizia locale. Cioè, si dovrebbe in qualche maniera impegnare direttamente a reprimere, insomma, ci sta scritto il senso comunque che lo sindaco deve stare a mossa e cercare, insomma, il capo di stare la gente, ma no? Di dialetto, così ci capiamo. Grazie, scusate, è stato E lungo. anche le bollette dell'energia aumenteranno del doppio o del triplo. Meno male che lo sindaco per mo' mette la fascia per dire che è controterra, quindi va bene. Io volevo dire che siete 87 persone. È importante dire che siamo 87 persone, perché voglio usare l'esempio della formica. La formica. Sulla Villanova Gis, se non ricordo male, il comune di Lanciano pure ha fatto tanto. Le altre amministrazioni, compresa l'amministrazione Cepagatti, il mio comune di origine, non ha fatto nulla. Hanno venduto il territorio, hanno svenduto e regalato il territorio. Signori miei, il comune Cepagatti ha preso 7 milioni di euro. Il comune di Pescara 5 milioni, i soldi nell'uno e nell'altro sono già finiti. Questo non perché, capiamoci, qualcuno ha rubato, sono finiti perché nelle pieghe dei bilanci, nei debiti che i comuni hanno, già non ci sono più. Però quei 5-7 milioni sono una goccia nel mare, perché coloro che hanno contrattato le amministrazioni, se proprio dovevano prendere un risarcimento danni, perché l'hanno ammesso, non lo chiamano risarcimento danni, lo chiamano giusto ristoro. Voi lo sapete che forse l'amministrazione avrebbero potuto in quel caso prendere le royalty? Il che significa che il comune annualmente doveva percepire una somma. Nel mio comune di origine, i 5 milioni di euro dicono avrebbero dovuto fare una scuola. Benissimo. Ma le 1.000 famiglie che si vedono i cavi passare sulla testa della scuola sta a 10 km da casa nostra. Le famiglie che sono sottoposte, rispondendo a quel signore, nel primo tratto al campo magnetico, perché quello genera la corrente continua, che non è il campo elettromagnetico, e là c'è la discussione, perché Terna dice che non fa male, però nell'opinione scientifica nazionale non si sa sto campo magnetico elevato che fa, non si sa, questo non ti so rispondere. Sul campo elettromagnetico invece si sa, tant'è che sono 4 le ore alle quali tu ti puoi sottoporre, ma al di là di tutte queste chiacchiere, il punto è uno solo. Signori miei, la salute va prima di tutto, però io faccio un discorso qua, tutti quanti voi che siete San Giovanni d'Italia, sicuramente non siete nobili, siete persone, figli, diciamoci chiaro, figli di contadini. E chi si è fatta la casa se l'è fatta perché forse il nonno, il padre, lui stesso è emigrato in Germania, in Belgio, in Australia, in Canada, a Villanova, tutta Villanova, vengo io, tutte le villette sono persone emigrate dal Belgio, dove sono pure morti a Marcinelle per farsi la casa. Arriva domani mattina, Terna con una prepotenza e ti dice noi mettiamo i cavi per il bene nazionale, mi va bene. Ma non è detto che tu vieni a casa mia, non mi chiami, non mi dici niente, tracci una linea e dici questo è il futuro. A chi? Ma dove stavi tu 300 anni fa? No, non lo so, ma è una questione perché. Lo so, ma dobbiamo parlare, ma ci dobbiamo capire anche alcune cose. Perché, no, è grave la situazione. Perché quando uno ci rimette il capitale, perché la casa è il bene essenziale vostro, di ognuno di noi, perché vi tolgono le radici. L'Italia era un paese forte e ricco perché avevamo un ceto medio, cioè tutti è stata data la possibilità di stare bene. Oggi ce ne stanno elevate le vostre possibilità, nella salute e nella ricchezza. Questo noi dobbiamo dire no. Il cavo non deve arrivare a Pescara, quindi noi in massa ci dobbiamo presentare, dobbiamo fare il portaparola anche a Pescara. L'ho visto qua, sono dei consiglieri comunali. Indite i consigli comunali. Ci sta un ordine del giorno di 3 anni fa dove io ho chiesto un referendum, me lo sono chiesto pure i candidati presidenti di regione. Dove sta sul referendum? Noi vogliamo che la gente si possa esprimere, scommetto che se noi facciamo il referendum in tutta l'area metropolitana non c'è un cittadino che vota a favore della terra. Perlomeno dobbiamo dimostrare la volontà perché, signori miei, questi ci hanno già toccato il polso. Lo sanno se le vogliono fare, perché dipende dalla nostra opposizione. 2 anni fa io mi sono fatto tutti, senza nome e cognome, tutti gli stabilimenti, manda via da Bernacchi. Perché all'epoca mi dissero, qui ci abita lì vicino il giudice X. Di là ci abita l'avvocato tale, di là ci abita l'imprenditore, qua non verranno mai. Capito? Mo' arrivate, mo' Signori, noi abbiamo avuto tempo, allora siccome è tardi, ma non è detto all'ultima,
Vi invito, noi a Cepagatti ritireremo tutte le tessere elettorali che le consegniamo al comune, perché non abbiamo la vostra fortuna, voi siete fortunati, perché avete l'amministrazione che vi va a favore, a noi no. E lo stesso lavoro sarà fatto a Pescara, noi ritireremo le tessere e le riconsegniamo. E poi dobbiamo fare la manifestazione a Pescara, dobbiamo essere in migliaia, il presidente Alfonso, oh, simpatico, antipatico, quelli che vi parlano, ad Astallà, con noi, insieme ai sindaci, pure quelli che non vengono, devono venire, devono stare con i cittadini, perché noi vogliamo i sindaci, nelle voto eterne. Scusate, grazie. Vi ringrazio. È anche giusto che sia Antonio che lui, che da tempo che hanno fatto questo lavoro, siano, abbiano avuto lo spazio per poter parlare. Volevo ricordare che dopo il ciclo di domande e di interventi magari cerchiamo anche o qualcuno proponga delle cose da fare, perché da fare qui a San Buceto, perché è importante farlo sul proprio territorio. Cioè, voi sapete benissimo che siamo stati a portare i rifiuti tossici di Bussi al prefetto di Chieti, abbiamo fatto casino su tante cose, però deve esserci la popolazione locale che lotta e che si dà da fare, e quindi insomma dobbiamo anche, cioè, diciamo così, intanto rispondere alle cose che abbiamo qui, poi ovviamente verremo a tutte le manifestazioni che si possono fare. Chi è che deve parlare? Se no altrimenti c'è Alessandro. Via. Grazie. Alessandro Ferragalli, per chi non mi conoscesse, assessore all'urbanistica di San Giovanni del Tiro in Comune. E anche Gabriella Federico, che è assessore all'ambiente, credo che sia voglia venire qui per dire due cose. Allora, intanto è importante che finalmente San Giovanni di Latino si sia svegliata, grazie al comitato, perché fino ad oggi, come è successo, raccontava prima Valdoraio sugli stabilimenti balneari, c'era stato un po' di, non dico disinteresse, ma un po' di distacco, non si riusciva, né chi voleva comunicare il pericolo che stava arrivando, né chi purtroppo abita, non c'è stata questa connessione, no, tra di noi, a proposito di connessioni magnetiche. E finalmente, grazie anche soprattutto a questo comitato, ci siamo riusciti. Il problema è che fare, perché se noi dopo tutte queste riunioni e queste discussioni non riusciamo ad avere un'azione concreta, Terna purtroppo passa, perché è veramente un gigante nei confronti nostri. Avete visto nostri sia come persone che sia come enti e istituzioni. Avete visto dal filmato quanti sono i soldi che si spostano, quanti sono i volumi di miliardi, e sicuramente loro ci passano sopra come un carro armato. Però è importante che noi cambiamo rotta, e la stiamo cambiando. Io e Gabriella, ma non solo noi, tutti gli altri consiglieri comunali, vedo Giorgio Di Clemente, Marco Cacciagrano, il sindaco Marinucci, nel 2010, quando si stavano firmando questi accordi, in Consiglio Comunale a San Giovanni di Latino, avevamo fatto di tutto per bloccare gli accordi che l'allora amministrazione stava facendo con Terna. Noi non ci siamo riusciti perché politici, amministratori, consiglieri comunali non sono niente senza la forza della gente. Noi là dentro abbiamo discusso, strepitato, Gabriella non era consigliere, è stata cacciata dal Consiglio Comunale, alla fine si sono alzate le mani e si è votati, noi eravamo minoranza, la maggioranza ha deciso di andare avanti. E noi non siamo nulla, né noi come consiglieri, né noi come istituzione, se non c'è la gente al nostro fianco e se non c'è la gente prima di noi ad andare in piazza. Il ruolo dell'istituzione è importante. Questo comune da qualche anno ha fatto quello che poteva, ha fatto un ricorso al TAR del Lazio contro l'approvazione del decreto che ha approvato l'opera. Ha fatto questo ricorso al TAR, purtroppo è stato rigettato dal TAR del Lazio. Adesso abbiamo fatto ricorso al Consiglio di Stato, cioè noi stiamo andando avanti. Abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica, perché per noi non erano chiari i rapporti che si stavano instaurando tra Terna, amministratori e diciamo tutto quello che era il rapporto tra le varie istituzioni. Nella relazione tecnica si dice che l'ubicazione dell'intervento, nel paragrafo ubicazione dell'intervento e opere attraversate, si specifica che il tracciato dell'elettrodotto
deve evitare per quanto possibile l'interessamento di area urbanizzata di sviluppo urbanistico. Ora, se loro stessi negli obiettivi dicono questo, perché quel cavo allora passa dentro l'abitato di San Buceto, considerato che era un obiettivo del progetto? Un'altra cosa, nella pagina dopo, documenti Terna, quando si parla dei vincoli aeroportuali, voi sapete che il nostro territorio, voi, molti di voi abitano sulla Tiburtina, sapete cosa dovete fare se dovete alzare di un metro il tetto? Tutti i vincoli dell'aeroporto a cui siete sottoposti? Se dovete cambiare una gronda? Se dovete fare un ampliamento? C'è il piano di rischio aeroportuale e c'è la carta degli ostacoli, quindi chiunque abita a fianco all'aeroporto non può muoversi se non fare una pratica lunghissima all'ENAC di Roma e ottenere le autorizzazioni per tutti i vincoli aeroportuali. Terna, nel paragrafo vincoli aeroportuali, dice e dichiara: l'opera non interessa zone sottoposte a vincoli aeroportuali. Allora, da ignoranti, ci si può fidare di un soggetto che scrive queste cazzate? Allora, noi non ci fidiamo. Noi faremo di tutto. Abbiamo sostenuto ad oggi il comitato e vi ringraziamo per quello che avete fatto. Continueremo con il ricorso al Consiglio di Stato. Faremo tutto quanto possibile tecnicamente, amministrativamente e giuridicamente per spostare quel cavo. Ma se non bastasse, saremo i primi a fianco a voi a legarci a quegli alberi, a metterci davanti alle ruspe, a prenderci le denunce e a fare tutto quello che stanno facendo in altri posti d'Italia, la TAV è un caso, quando si ritiene un'ingiustizia il passaggio, lo strapotere del potere, lo strapotere non solo di un'azienda privata ma dello stesso Stato italiano. Allora loro dovrebbero tutelare noi e non gli interessi di affari di chi sta lucrando le nostre spalle. L'ultima cosa, passo la parola. Io non mi limito da cittadino a fare una battaglia contro lo spostamento del cavo. Io non voglio che passi questo cavo, perché non è possibile che l'Italia spenda tutti questi soldi per essere ancora energeticamente dipendente dall'estero. Noi stiamo spendendo miliardi di euro, 750 milioni costa questa connessione, per andare a comprare, non per aver comprato, per andare a comprare poi l'energia ed essere dipendenti da uno Stato che, se trovasse un altro acquirente che gli offre di più, per esempio la Grecia o l'Albania o qualsiasi altro Stato che gli sta vicino, potrebbe dire: guardate, ma io adesso lo vendo ad altro. E noi di questo cavo che ci facciamo? Di tutti questi soldi spesi, che ci facciamo? L'abbiamo buttati. I 750 milioni di euro, abbiamo fatto un conto, lo trovate. Sapete, se uno vuole mettere un impianto fotovoltaico o eolico, quanto si spende a kilowattore? 3.500 euro. Quindi dividete i 750 milioni per 3.500 euro e vedete che questi soldi che si spendono solo per realizzare il cavo basterebbero per produrre per 20 anni 500 megawatt l'anno di corrente. Quindi loro ne portano 1.000. Noi metà con gli stessi soldi potremmo avere questa corrente, ma questa corrente prodotta dal sole e prodotta dal vento. Una volta fatto l'investimento, però, non compreremo più l'energia. Per 20 anni non compreremo energia e non avremmo un impatto così forte, perché ognuno sulle fabbriche delle zone industriali, sulle case di ognuno, cioè ognuno si potrebbe prendere e produrre, autoprodurre l'energia. Quindi Terna, i soldi che prendono dalle nostre bollette, o potrebbero abbassarci le bollette o potrebbero ridarci per produrre da noi la nostra energia. E per questo motivo che si deve essere totalmente contrari da cittadini, e io parlo da cittadino, al passaggio della Terna. Già dal 2010-11 a lottare per questo. Mi faceva tanto pensare questa cosa, perché voi avete visto lì una delibera di giunta comunale del 23-11-2010.
I sindaci votarono questo protocollo d'intesa il 22 novembre. Allora io mi chiedo, una città in cui sindaco senza mandato della giunta dei cittadini, non tanto dei cittadini, della giunta, va a firmare un protocollo e il giorno dopo lo porta in giunta, fa capire con quanta superficialità proprio è stato affrontato questo argomento. E la cosa che gli abbiamo contestato in quel consiglio comunale, non si può essere superficiali, io lo dico a me stessa sempre tutti i giorni. Io però voglio fare un intervento questa volta proprio da cittadina, perché così ho iniziato e così voglio continuare, nel senso che mi sento veramente coinvolta come cittadina e come persona che ama il luogo in cui vive. Allora, noi abbiamo un gigante davanti, cioè ce lo diciamo, no? Infatti che cosa ascolto sempre? Ascolto il senso di impotenza, spesso, e vedo alcune facce che me l'hanno anche testimoniato, no, ma sono troppo grandi, non ce la facciamo, è un decreto interministeriale, sì è vero, e questo è un senso della realtà, è vero. E nello stesso tempo però da cittadina penso che oggi noi dobbiamo avere la capacità, il cuore, il senso di responsabilità di avere il coraggio, proprio come fece Davide contro Golia, di non avere paura. Cioè, io vorrei cominciare a scendere nel concreto, perché credo che voi adesso abbiate conosciuto, saputo, fatevi portavoce, però è importante secondo me adesso metterci proprio il proprio tempo, il proprio anche cuore, la propria passione civica e cominciare ad agire. Innanzitutto una piccola testimonianza, sono qui, poi se vogliono parlare, non siamo soli. E io girando per i comitati ho anche visto la realtà abruzzese, qui abbiamo sia il comitato di Fara, Filetto, Casa Canditella, Casa L'Incontrada, tutto quel gruppo che si sta muovendo su Villanova Gissi, che ha visto le ruspe arrivare davanti alle case e che si è svegliato improvvisamente. E poi c'è Cepagatti, dove c'è questo impianto di trasformazione, il comitato è qui, mi dicevano che hanno già deciso per il 28 febbraio una grande manifestazione presso l'impianto. E quindi non siamo soli, cioè questo gigante ha tanti punti deboli che sono le realtà locali che si stanno svegliando. Io li ho incontrato proprio gli abitanti di quei comitati che si sono visti questi piloni enormi, perché la parte di Villanova Gissi aereo non è cavo interrato. Ho incontrato gli altri comitati e ho visto gente veramente motivata, forte, che ha voglia di andare avanti. Quindi a partire in maniera molto semplice dalle lenzuola che io domani consegnerò per fare gli striscioni e metterli lungo la strada, io comincio a proporre magari un coordinamento dei coordinamenti, perché se dobbiamo fare qualcosa insieme lo possiamo cominciare già a pensare da stasera. E io credo che sia venuto il momento, a me non interessa se 1, 10, 5, 100, 1000, io voglio pensare senza avere paura. Noi dobbiamo scendere in piazza, io faccio la proposta questa sera concreta proprio di fare il tratto della Tiburtina, di farlo a piedi, di bloccare il traffico, di cominciare ad essere attivi da questo punto di vista, a rallentare, a essere visibili, quel cavo invisibile, dobbiamo diventare noi quel cavo visibile perché la gente veda, e costringere Terna a venire a parlare, a manifestarsi, qualcosa sta già avvenendo. E poi credo veramente che l'unione di tutti questi comitati possa far forza. E io vi chiedo la disponibilità, l'avevamo già detto in comune in maniera molto semplice, i vostri balconi, quelli che sono sulla Tiburtina, diteci quali sono le case. Io comincio a mettere anche il mio, anche se io sono in piazza San Rocco, o le mie lenzuola io già le do, o la vernice per farle. Cioè impegniamoci, nel senso rendiamoci visibili, abbiamo coraggio di andare avanti, perché questo può rendere un servizio al paese.
reale. Io lo dirò perché continuerò anche il mio mandato, farò quello che continuerò a fare questa cosa. Quindi è il momento di scendere anche in piazza, questa è una cosa che io vi chiedo, cominciamo a pensare anche una data e continuiamo poi a sentirci. L'obiettivo è quello di far scendere Terna, perché una cosa che mi colpisce è il modo con cui Terna sta lavorando, perché Terna sta lavorando, ma sta lavorando in modo così intelligente che sposta i pezzi in maniera frammentaria, uno qui, uno lì, e alla fine improvvisamente vedremo questa opera che si concretizza. Terna sta lavorando, il trasformatore, mi diceva il comitato di Cipagatti, è arrivato già un anno fa, piano piano a Filetto adesso sono stati bloccati, quella parte è stata bloccata dai comitati, ma Terna sta lavorando, quindi non dobbiamo aspettare. Attenzione grande a livello regionale, ma anche pensare cosa fare rispetto a Roma. Perché io volevo dire una cosa, c'è un problema anche che può sembrare strano, ma succede alle persone che non fanno questo, la lotta per come funzionari. E ci sta il fatto che solo adesso è stato chiesto l'accesso agli atti al Ministero. Solo adesso è stato chiesto gli atti al Ministero. E lì dentro non sa, chissà quante cose potremmo fargli saltare. Perché se con noi si comportano in questo modo adesso, che gli stiamo sul collo, figuriamoci quando hanno prodotto i primi atti, quanti guai e quante manchevolezze hanno in quegli atti prodotti. Voglio ricordare che se abbiamo saputo tutte le cose su Bussi è perché qualcuno ha fatto l'accesso agli atti, è andato, ha controllato tutto e ha visto che avevano scritto sui documenti non fate niente, sapere niente alla popolazione. È per quello che c'è stato il processo, poi li hanno assolti. Però è per quello che siamo riusciti a sapere queste cose. Quindi la cosa importante è che però magari quando ci riuniamo la prossima volta, no? A Sabuceto, non siamo soltanto in 5, 6, 7, 10 i soliti che fanno le cose, ma cominciano a venire anche delle persone cosiddette normali, cioè nel senso che, perché se lo facciamo soltanto noi, no? Va bene, noi lo facciamo lo stesso, per l'amor di Dio, però siamo meno forti. Quindi date la vostra mail, vi mandiamo la mail quando ci sarà l'incontro, e tra l'altro non abbiamo pensato a un giorno che forse si potrebbe dire anche adesso volendo, se siamo d'accordo per esempio di farlo, parlo alle persone del comitato, se vogliamo farlo per esempio mercoledì 11 alle 6, se va bene a tutti quanti per esempio possiamo vederci per o cominciare ad operare, per esempio a fare tutti quanti, là abbiamo anche lo spazio davanti a via Manzoni all'inizio di via Roma, e possiamo cominciare a fare queste lenzuola con No Terna, possiamo cominciare a vedere di continuare l'informazione sulle persone, possiamo mettere in pratica quello che abbiamo detto oggi, perché adesso c'è un po' di informazione, ce la siamo fatta, ma bisogna darsi da fare, bisogna operare, e quindi si può, questo